grazie all'alleanza con la Rochette, diventiamo un'azienda che va in tutta Europa. Allora non voglio dimenticare la forza vera che sono le nostre operaie. Si fanno tutte fuori, vi dico. Bottaria! E smettila. Me lo sento. Non finisce bene. Qualcuno faccia star zitta Ariel. Piuttosto, quanto tempo è che tengono dentro Blanche? 3 ore e 20. Non pensavo ci volesse tanto. Nessuno pensava. Ma che avranno da dirle? Chiudono i cancelli e basta. Questo le dicono. Non credo. Io sì, ci chiudono. Ma che ti dice il cervello? Ma ti sembra che se volevano chiudere basta la tenevano dentro 3 ore? No, le dicevano va di lì e di a tutte che lunedì fine e ci vogliono 3 secondi, non 3 ore. È vero. Ha ragione. Piuttosto, secondo me qui c'è sotto un piano. Sì, scommetto che salterà fuori qualche proposta. La faranno, giuro, scommetto che ci faranno una proposta. Pur di non andare a casa accetterei tutto. Ma parla per te. Perché tu no? No signora, no davvero. Non ci credo. Ti ricordo che ogni decisione passa da qui, Ariel. Decisione di cosa? Come se poi potessimo decidere. Ma per la miseria, siamo noi il consiglio di fabbrica. Ci hanno eletto e decidiamo per tutte, tutte 200, no? Ma se decidiamo tutte noi, perché non ci siamo noi di là, con le cravatte? Aspettare qui mi fa schifo. Non ha senso. Guarda che Blanche fa soltanto la portavoce. Il regolamento vuole così. Noi decisiamo. Una sola riferisce. Le cravatte propongono, le ascolta e riferisce. Farà anche la portavoce. Però intanto sta là dentro da 3 ore. E con 10 uomini. Vien quasi da pensar male. Perché tu invece pensi bene. Noi siamo appesi a un filo. Quelli stanno chiusi là dentro da 3 ore e tu sei tranquilla. Ma era una battuta, cara scema. Tu prova a dire meno cretinate. Vedrai che capisco anch'io. Non ci giuro, tu sei un'impiegata, io un'operaia. Ancora, Rachel? Sei l'unica impiegata carina qua dentro. Minoranza, impiegate e operai hanno teste diverse. Allora? Che ore sono? Le 6:38. Bene, le 6:38, abbiamo poco più di un'ora di tempo. Non ci dice niente. La scadenza è per le 8 esatte. Scadenza? Per le 8 dobbiamo votare e io devo portare il risultato nell'altra stanza. Votare su cosa? Chiuderanno la fabbrica? Che ti hanno detto le cravatte? In queste votazioni vi devo dire che non ci saranno astensioni per regolamento. Ma Ariel ti ha fatto una domanda. Siamo salve, sì o no? Ognuna di noi dovrà votare espressamente. E dal momento che siamo in 5 avremo un risultato sicuro. Maledizione, tu vuoi rispondere? Certo che ti rispondo, Rachel, certo. Se volete sapere se ci licenziano. Se l'unica cosa che volete sapere è se la fabbrica chiude i cancelli, ebbene, la fabbrica non chiude, va bene? Non chiude. Mi basta. Giuro, mi basta. Siamo salve. La fabbrica non chiude, Ariel. A te forse basta, a me no. C'è altro? Sì, c'è altro. Avanti, fuori. Che aspetti, dici? Ti senti bene, Blanche? No, Odette, non mi sento bene per niente. Ma ci sono delle cose molto più importanti del mio star male. Voi mi avete fatto una domanda e io vi ho risposto. La fabbrica non chiude. Ma non è così chiaro. Diciamo che... Hanno messo condizioni? Ci sono delle condizioni, lo sapevo. Non è esatto, Rachel. La condizione è una sola. Una sola? Una sola. Su cui votare? Su cui votare. Che condizione? Cosa vogliono? Cambiano i contratti. Licenziano una parte. Riducono i turni, vero? È così, lo fanno, Blanche. No, i turni sono tutti a posto. E nessuna delle 200 tra impiegate e operaie perderà il posto. E non va bene. È una buona notizia. È una grande notizia. Ma c'è una lettera che è indirizzata ad ognuna di noi e che mi hanno incaricata di darvi.
La condizione per non chiudere sarebbe questa. L'hai letta. Non sembra neanche una condizione. Infatti, è una richiesta. Ci chiedono di andargli incontro. Noi a loro? Sì, ce lo chiedono. E come si spiegano? Non mi piace. Ma cosa si aspettano? Si aspettano che noi votiamo. Sì o no? Anche se sembra una richiesta, come avete detto voi, loro vogliono che noi la votiamo. La fabbrica accetta o la fabbrica rifiuta? È impossibile votare no. Tu credi, Ariel? Perché? Hai qualcosa in contrario? Non lo so. Non lo so! Blanche, sì, in effetti è strano. Tu, davanti a questa lettera, potresti rifiutare? Forse sì. Non ci credo. E allora ti dico che io voto no. Ma che ti prende? Mio Dio, ragazze, votiamo subito! Sì, sì, votiamo subito. Ecco, lo sapevo che appena avreste letto questo foglio, voi avreste voluto votare e votare per il sì. Ma senza pensarci, senza mettere in moto il cervello, senza avere... Andiamo, Blanche, che cavolo! Va bene, sei stanca, sei distrutta, quelle ore là dentro ti hanno fatto a pezzi. Ti capisco e ti perdono il tono, ma se vuoi che ti diamo retta, scordatelo, qui è tutto a nostro vantaggio. Ne sei sicura, Ariel? Perché dubbi? Onestamente sì, ne ho. Ma c'è una lettera scritta, che vuoi di più? Appunto, la lettera. Io vorrei essere sicura, Blanche. Io mi fido dei tuoi dubbi, ma io non ti capisco. Io ho letto bene ciò che è scritto. Questi signori manterrebbero tutti i contratti. È così. Non toccherebbero neanche gli stipendi. È così. Solo vogliono che rinunciamo a... A 7 minuti di intervallo al giorno. Hai letto bene. Chiedono questo. Solo questo. 7 minuti. 7 minuti di lavoro in più. La pausa del turno non sarebbe più di 15 minuti, ma solo di 8. Per il resto rimarrebbe tutto così com'è. Tutto. Solo con 7 minuti di intervallo in meno. Io vorrei farvi una domanda. Supponiamo che la fabbrica sia ben in salute. La vendono. I nuovi acquirenti lo sanno bene che noi ci aspettiamo il peggio. Se voi foste al loro posto, non vorreste trarne dei vantaggi? Non vorreste ottenerne qualcosa? Tanto sanno bene che pur di non perdere il lavoro siamo disposti ad accettare tutto. Sì, va bene, è possibile, ma con questo? Loro comunque potevano farci anche delle proposte peggiori, lo sai. Potevano chiederci di lavorare un'ora di più al giorno. Se ci avessero chiesto di lavorare un'ora di più al giorno, ne avremmo discusso, ne avremmo parlato. 7 minuti non sono altro che un invito a votare, di stomaco, non di testa, come state facendo tutte quante voi. Blanche, ma insomma, se Blanche ha intenzione di farsi licenziare, io non ci sto, non sto con lei. Ferme, aspettiamo un attimo. Io ricordo il nostro primo giorno quando siamo venuti in questa fabbrica a lavorare, Blanche. Io ti conosco troppo bene. E so che tu non parli così a caso. Sei stata tu là dentro tutto quel tempo. E io credo che noi tutte dovremmo starti a sentire. Cosa vuoi dirci? La domanda non è cosa vuoi dirci. La domanda è perché perdiamo tempo. La domanda è che cosa intendi fare? Che cosa vogliamo fare tutte quante noi? Cosa siamo disposte a cedere, a ottenere? E tutte quelle che stanno là fuori e che ci hanno mandato qua dentro. Il punto è questo. Noi siamo ai telai. Chi si occupa della cardatura, chi si occupa dei filati. E a fine mese il nostro lavoro, il nostro tempo è speso tutto quanto qui in fabbrica. Ore e ore di lavoro. Loro ci pagano. Noi diamo a loro, loro danno a noi. E allora per quale motivo, secondo voi, a me sembra sempre di doverli ringraziare? Me lo spiega qualcuno di voi? Non è uno scambio alla pari? No, non lo è. Vogliamo discuterne? La verità è che noi gli regaliamo il lavoro di altre operaie, che loro non si preoccupano neppure di assumere.
e glielo regaliamo così, gratis. E quasi quasi li ringraziamo anche. Avete detto che 7 minuti sono niente. Che cosa sono? Niente? 7 minuti moltiplicato per 200 tra impiegate e operaie sono 1400 minuti al giorno. E allora che cosa succederebbe se i soci stranieri, trovandosi con 600 ore in più al mese regalate, dicessero: il personale è in esubero, possiamo fare a meno di qualcuna di loro? Di chi sarebbe la colpa? La nostra, vuoi dire questo? No, è di quella frase. Solo 7 piccoli minuti. È falso, non è vero, non è così. Fermi tutto, un momento, non impazziamo. Blanche, ma ti rendi conto di quello che stai dicendo? È vero, te ne do atto. 7 minuti moltiplicato 200 è una bella cifra, è vero. Ma non è questo il punto. Torniamo al punto di partenza. Il punto di partenza è che dobbiamo votare. Appunto. Siete corsi tutti a pensare di votare sì. Perché? Perché 7 minuti non vi servono? Perché 7 minuti non hanno nessuno scopo per voi? O perché siete disposte a scendere a patti e compromessi sempre? Sei ridicola. No, non è vero. Ha ragione. Ma non c'è soluzione, Blanche. E se non c'è soluzione, Rachel, perché ti sei fatta eleggere? A che serve il tuo voto? Se ci inchiniamo anche di fronte a 7 minuti, che ci facciamo qui? Ma questo discorso adesso che senso ha, Blanche? E a che serve il tuo voto, Odette? E quello di Ariel, di Rachel, il mio? Se tutto è già stato scritto prima. Le vogliamo cambiare le cose o no? Le possiamo cambiare? Sei prevenuta, Blanche. Qualsiasi cosa ti avessero proposto, tu avresti detto di no. Io ti sto solo parlando di un dubbio che ho, Ariel. E ti ho dimostrato come 7 minuti siano una valanga di ore gratis. Ora rispondimi. Perché fingere di venirci incontro con i modi, con i sorrisi, con la lettera, per poi intascarsi 600 ore gratis? È un comportamento giusto questo? Non lo è. D'accordo. E allora supponiamo che mi abbiano mandata da voi con un piano diverso, in cui ci chiedevano di scegliere tra chiudere la fabbrica o restare con metà stipendio. Che cosa avreste votato voi? Avremmo respinto. Avremmo chiesto un'altra via. Io voto contro. Cosa succede se accettiamo? Noi ci teniamo il nostro posto di lavoro, va bene. Loro si terranno i 7 minuti. Fine della storia? No. La notizia andrà a finire su tutti i giornali. Altra gente leggerà. Altre cravatte leggeranno. D'ora in poi ci sarà una nuova storia. In fabbrica ci saranno nuovi giochi. Invece di aggiungere diritti, si tolgono. Se accettiamo, ci saranno 100, 1000 fabbriche, dove così all'improvviso, senza una ragione, arriveranno lettere come questa. Fabio mi ha detto, e se anche fosse? In quelle fabbriche hanno i loro consigli, come il nostro. Decideranno come noi adesso, voteranno. No, mi dispiace, non è così. Per chi arriverà dopo non sarà come per noi. Ha ragione. Perché se qualche altra fabbrica prima di noi avesse accettato un accordo così, se qualcun altro prima di noi avesse accettato di perdere qualcosa pur di lavorare, allora noi qui staremo parlando dell'intervallo come di un lusso, perché è già barattato. Se anche votassimo contro, a che servirebbe? Pensi che non ci sarà domani, non so dove, un'altra fabbrica nella quale dimezzeranno di 7, 8, 10 minuti di intervallo? Le cravatte si faranno fermare da chi? Da che cosa? Da noi? Se vogliono lo faranno, ma nessuno ci penserà due volte perché qui da noi abbiamo rifiutato. Bene,
non ci resta che votare. Io dirò i vostri nomi e voi dovete dire chiaramente se accettate o rifiutate l'accordo. Io scriverò i voti. Io rifiuto. Tu, Ariel? Accetto. Siamo in parità. Blanche? Rifiuto. 2-1 contro l'accordo. Rachel? Accetto. 2 voti a favore e 2 voti contrari. Decide tutto il tuo voto, Sofia. Hai deciso? Sì, ho deciso. Dunque? Sono ancora una ragazzina. Se ognuna di noi da sola si è convinta che non può fa niente, che cazzo ci siamo venuti a fare qua? E se quello che guardiamo non è cielo? Mamma mia, che sta per cascarci in testa.